quest'oggi alle 15 si sfidano Napoli e Crotone per giocarsi la 29esima giornata di Serie A. C'è sicuramente da dire che questo per gli azzurri è un periodo positivo. Gennaro Gattuso recupera uomini, ma soprattutto recupera punti. Nelle ultime 5 gare, infatti, 4 vittorie e soltanto un pareggio. Un trend così positivo non c'era mai stato in tutta questa stagione. A ciò poi va aggiunta anche la modalità di queste vittorie. Il Napoli infatti ha segnato sempre per primo e nei primi 35 minuti. Sintomo questo che gli azzurri ormai stanno bene sia fisicamente che mentalmente. Al Maradona poi la musica non cambia, al contrario, si suona ancora meglio. Il Maradona è diventato un autentico fortino d'oro per gli azzurri. Nelle ultime 9 gare ufficiali ben 8 vittorie. Se poi si guarda in modo particolare al rendimento in Serie A, il Napoli quasi si potrebbe dire che non conosce più il significato della parola sconfitte. Dal lontano 17 gennaio, da quel Napoli-Fiorentina meraviglioso vinto dagli azzurri per 6-0, infatti il Napoli ha soltanto vinto. Se però per il Napoli ci sono soltanto notizie positive e buone, per il Crotone è tutt'altra storia. Trend assolutamente negativo per la squadra di Cosmi e sicuramente si può dire che il tallone d'Achille dei calabresi è la difesa. Troppi davvero i gol presi dai rossoblù, ben 70 in soltanto 28 gare. È la peggior difesa della Serie A, ma addirittura è la peggior difesa dell'intera Europa, dei 5 maggiori campionati europei, ben 2,5 gol in media a partita, davvero troppo. Fuori casa il dato non migliora, al contrario peggiora. La media infatti sale da 2,5 gol in media presi a 2,93, quindi parliamo quasi di 3 gol in media a partita subiti. Fuori casa inoltre non ha mai vinto, 12 sconfitte e soltanto 2 magri pareggi. Dunque, stando ai dati e stando anche a cosa ci dice, cosa recita la classifica, la storia non c'è. Il Napoli deve assolutamente vincere, ma soprattutto perché ha un obiettivo importante, ossia quello di arrivare a mercoledì alla super sfida tra Juventus e Napoli con 3 punti facili contro il Crotone. Il nostro focus su Napoli-Crotone termina qui, ma non termina qui ovviamente la nostra informazione sportiva, che si riaggiorna domani proprio con l'editoriale su Napoli-Crotone. Buona giornata a tutti.